Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati nella mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Benvenuti e ben ritrovati da Simone. Come va? Tutto bene? Perfetto. Oggi qui in Scozia diciamo che è un tempo un po' birichino, ha nevicato, quindi birichino è ottimistico. Oggi andremo a fare, come sempre, una ricetta tradizionale, pratica ed economica, perché questo è il canale della praticità, economicità, tradizionalità. E qual è il piatto che andremo a fare oggi? Già lo sapete perché avete letto il titolo del video, quindi è inutile che faccio tutto il misterioso. Oggi faremo i tortellini alla boscaiola. Il sugo alla boscaiola è famosissimo, anche qui ci sono varie versioni. C'è chi lo fa col pomodoro, chi lo fa con la panna, chi lo fa semplicemente con salsiccia, funghi e piselli. Io lo farò con la panna perché a me piacciono le cose pesanti. Questo piatto qui mi piace con la panna e quindi lo faremo in questa maniera. Andremo a vedere come farò la nostra boscaiola. Andiamo a vedere. Per il mio sugo alla boscaiola ci serviranno 5 g di cipolla, una salsicciona bella fresca, un ciuffo di prezzemolo, 100 g di pisellini, 200 ml di panna fresca e 8 funghi champignon. Allora, la prima cosa da fare è sbudellare la nostra salsiccia, sbriciolarla a piacimento, pezzi grandi, piccoli, tocconi, tocchetti, insomma, come volete, e la lasciamo andare così in padella. Se avete, come dico sempre, una padella antiaderente o in pietra, potete anche evitare di mettere tanto olio o di non metterlo proprio, quindi, perché la salsiccia tirerà fuori il proprio grasso e si cucinerà piano piano in questa maniera. Visto che dopo andremo a utilizzare anche la panna, che è grassa anch'essa di suo, quindi cerchiamo di evitare più grassi possibili. Con la salsiccia io evito sempre di mettere sale e pepe, perché di solito normalmente la salsiccia è già condita dal macellaio proprio. Però se voi conoscete il vostro macellaio potete chiedere cosa c'è dentro la salsiccia e vi regolate in base al contenuto dell'impasto salsiccifero. Non esiste questa parola, quindi non dite così. Quando sarà bella dorata, andiamo a togliere la salsiccia dalla padella. Vedete com'è bella croccantina, non deve essere bruciata, deve essere dorata. Andiamo a togliere la salsiccia dalla padella e iniziamo a fare i nostri piselli. Allora, per i nostri piselli, mi raccomando, non pulite la padella, deve essere così sporcata dall'olio della salsiccia, vedete? Quindi mettiamo della cipolla grande, tagliata grande, e i piselli dentro, così i piselli prenderanno poco poco un po' di sapore anche della salsiccia. Mettiamo un po' di sale e poi, quando sarà ben rosolata e dorata, andremo a togliere la cipolla, scusate. Ok, come vedete la nostra cipolla è ben dorata e quindi andiamo a togliere. Un altro minuto e togliamo anche i piselli e andremo a mettere i nostri funghi tagliati non sottili, ma belli grandicelli che si possono sentire sotto al dente. Ok, dunque, mezzo cucchiaio d'olio in padella, funghi, praticamente lavateli, ma non tanto, il fungo non va lavato tanto, altrimenti si riempie di acqua. Aggiustiamo di sale. E io con i funghi ci metto anche del timo, che dà un sapore incredibile, intenso al fungo, ci si sposa veramente benissimo. E lasciamo dorare anche il fungo. Dopo un minuto in padella aggiungo uno schizzo di vino bianco, vedete, poco poco, che arricchirà il sapore del fungo. 30 secondi e vado a mettere i pistilli del prezzemolo, perché come sapete io del prezzemolo non butto niente, non buttate i gambi che sono buoni, commestibili, se sono logicamente tagliati molto finemente, non danno fastidio. Allora, un consiglio per il fungo: il fungo molti lo lessano, non lo cucinano. Il fungo per essere cucinato deve stare almeno 3-4 minuti in padella a fuoco alto. Come vedete adesso sta tirando fuori l'acqua, che è quella che deve andare via. Molte persone invece a questo punto smettono di cuocere e avranno un fungo lessato, non cotto. Quindi dovete aspettare che l'acqua
evapori e il fungo diventa dorato. Ok, questo è un fungo cotto, vedete quando si crea quella crosticina dorata? Bella. Il fungo è cotto, quindi a questo punto dobbiamo rimettere i piselli e la salsiccia dentro. Perché ho fatto questo lavoro? Perché, come sapete, io non sopporto il minestrone. Fatto tutto quanto insieme, tutto nella stessa volta, è un minestrone. Non sono funghi, piselli e salsiccia, è soltanto un minestrone. Così ogni singolo prodotto avrà il proprio sapore, ben distinto. Quindi, piselli, salsiccia, la spolverata di prezzemolo, salto e guardate già che bellezza. E adesso andiamo ad inserire la nostra panna fresca. Iniziamo della panna abbondante perché io oggi uso i tortellini. Quando si usa la pasta all'uovo, la panna deve essere molto abbondante perché la pasta all'uovo assorbe tantissima salsa. Quindi iniziamo così e mettiamo un po' di parmigiano e pecorino mischiati insieme nella cottura. Lasciamo andare per un paio di minuti. La panna non deve tirare troppo, altrimenti diventa una colla, quindi deve essere cucinata, ma quando prende il bollore, dopo 2 minuti di bollore, si blocca tutto e via. Un po' di pepe. E adesso aspettiamo soltanto i tortellini. Ok, a metà cottura dei tortellini, l'altra metà la finiamo nella salsa, così il sapore si amalgama bene con la pasta e la pasta si va ad arricchire del sapore della salsiccia, del piselo, del fungo. Mamma mia, sente già un sapore assurdo. Dovete assolutamente farla. Ecco qui, vedete? La panna ha tirato bene, ma non è secca, quindi è bella liquida ma cotta. Guarda che cremosità. Andiamo ad impiattare. Ed eccola qui, la pasta alla boscaiola di Simone è fatta. Guardate la cremosità del piatto. Mamma che odore, ragazzi! Che odore! Ragazzi miei, anche oggi è andata un'altra ricettina bella classica, bella buona, perché l'Italia ci regala soltanto cose buone. È difficile trovare una cosa che dice fa schifo. Molto difficile. Questo è un piatto buonissimo, cremosissimo, uno dei miei preferiti, ma come vedete ce ne sono di piatti preferiti. Questo è un piatto che piace a Daniele, un mio amico, mi piace da morire, e quindi oggi l'ho fatto anche un po' per lui, visto che era tanto che me lo chiedeva, e spero che piacerà a tutti quanti voi perché è veramente buono. Adesso andiamo all'assaggio come sempre, e io non ho la forchetta. Secondo, ho la forchetta e quindi assaggio in padella, salsiccia, fungo, pisello. La vecchia cucina romana per quanto mi riguarda, perché da piccolo io mangiavo sempre in queste trattorie tipiche che facevano questo piatto qui, ma questo è un piatto esportato in tutta l'Italia. Poi, come tutti i piatti, c'è il campano che dice che è campano, il lombardo che dice che è lombardo, il siciliano dice che è siciliano. Ragazzi, qua non c'è regione, il piatto è italiano. Basta, fatelo, è buonissimo. Se vi piacciono le mie ricette, iscrivetevi al mio canale. Se non vi piacciono le mie ricette, non iscrivetevi al mio canale. Se volete altre ricette, c'è la i lì su. Potete iscrivervi anche dove c'è il faccione qui che apparirà tra un po', il faccione da Pandoro. Ci sono altre ricette qui sotto che appariranno. Di ricette ce ne sono tante, ce ne sono più di 50 per adesso, ma cresceranno, cresceranno. Quindi seguitemi, grazie mille, condividete i miei video. Vi saluto, buona giornata e ciao!